Sei lavoratori completamente in nero e cinque irregolari è il bilancio di un duplice controllo effettuato dai finanzieri della tenenza di Castel San Giovanni, secondo le direttive del Comando Provinciale di Piacenza, nei confronti di due esercizi di ristorazione della zona riconducibili a una sola persona di nazionalità pakistana. Nei due locali sono state identificate oltre 20 persone intente al lavoro. Per sei di loro non c'era alcun tipo di rapporto contrattuale. Per altre cinque assunte mediante il cosiddetto contratto intermittente non era stata fatta la comunicazione preventiva all'ufficio del lavoro, nascondendone di fatto la presenza sul luogo di lavoro. In un caso un lavoratore, anche se formalmente in carico a uno dei due locali controllati, di fatto lavorava da oltre un mese presso l'altro ristorante pizzeria come responsabile di sala. La Guardia di Finanza ha così avviato la procedura di sanzione, che va da un minimo di 1.800 a un massimo di 10.800 euro, oltre alla segnalazione all'Ispettorato nazionale del Lavoro.